Buongiorno umidi, buongiorno, ben ritrovati in questo appuntamento di metà giornata di questo venerdì uggioso, tranquilli che fra un po' ricomincia a piovere, per quello che noi siamo costantemente umidi. Rinnovo i miei auguri a tutte le donne del mondo e faccio una piccola precisazione, doverosa. Io non compro mimose alla mia di donna, alla mia compagna, a parte che non gli piace. Non compro fiori nel giorno dell'8 marzo, a parte che è anche il compleanno di Luther, l'altro mio cane, ma non c'entra niente, mi è venuto in mente adesso, ma tornando seri, non compro fiori, non compro cose, vedo un sacco di uomini in giro con queste cazzo di mimose che non sanno nemmeno loro cosa farsene, eccetera, eccetera. Ragazzuoli belli, non esiste solo l'8 marzo, non esiste San Valentino, le donne vanno comunque sempre rispettate e sempre amate. Mai alzare una mano a una donna, mai fare della violenza, ragazzi, ma non deve essere l'8 marzo la data per cui fate tutti i bravi bambini, ok? Sempre. Quindi per questo motivo io non mi soffermo all'8 marzo a dover fare il fiorellino, non mi interessa farlo perché io tutto l'anno rispetto le mie donne, perché ne ho due, una grande e una piccina. Detto questo, Pioli batte un altro record, ragazzi. Pioli batte un altro record. Ovviamente, secondo voi positivo? Ovviamente negativo. Erano esattamente 23 anni che il Milan non perdeva in superiorità, non prendeva due gol in superiorità numerica. 23 anni! Questo è capace di battere tutti i record negativi che si possono battere. Io non ho più parole, non so più cosa dire. 23 anni è un quarto di vita, ragazzi. 23 anni, questo veramente è un folle. Non so più veramente cosa pensare. Ovvio che è inevitabile che parliamo ancora della partita di ieri. Partita che abbiamo vinto 4-2, ma che al ritorno, occhio perché dobbiamo vincerla, soprattutto per le dichiarazioni del loro allenatore che dopo post partita ha fatto lo spacchiuso: siamo sicuri di vincere al ritorno. Cioè, vabbè, puoi avere tutte le sicurezze del mondo, però vola basso, ragazzo, vola basso, stai tranquillo, ascolta me, vola basso. Ma questa affermazione mi ha stupito non tanto per il contenuto delle parole, per quello che ha detto, che ha fatto lo spacchiuso, ragazzi, mi ha sorpreso perché c'è stata mancanza di rispetto nei miei confronti del Milan. Cioè, avete capito qual è il discorso? Che il Milan, la storia del Milan, quello che è, non lo teme più nessuno. Non fa paura, non dà timore reverenziale. Se fosse stato Real Madrid-Slavia, non avrebbero parlato così. Secondo me non ha parlato neanche così con la Roma, Sono quasi sicuro. Cioè, il Milan non viene rispettato, ma un cameriere qualunque che viene a dire... Tanto al ritorno vinciamo noi. Un cameriere qualunque, però, parentesi, che ha impostato la partita in una maniera tattica impeccabile. Poi, ovviamente, in 10 si sono spaccati, sono stancati, hanno mollato anche parecchio il colpo. Però 11 contro 11 al ritorno è tosta. Però mi ha impressionato proprio questa dichiarazione dal punto di vista della mancanza di rispetto. Chiaro che poi se le prendi anche in casa, fai le figure a cioccolata, gli devi stare nasconditi con la testa sotto la sabbia per un anno, però... Non è quello, le dichiarazioni così sono fuori luogo, sono veramente da provincialotti, ma proprio per questo mi hanno stupito, proprio per la mancanza completa di rispetto. È incredibile. Ma vi racconto un'altra cosa che mi ha lasciato un'altra cosa. Oggi è il giorno delle perplessità, delle preoccupazioni. Questa veramente non deve succedere. Ah, se succede, ragazzi, mi metto con la tenda sotto casa Milan, ve lo giuro, faccio lo sciopero di qualsiasi cosa. Fame, sete, aria, qualsiasi, cioè veramente... Ovviamente non possiamo fare manifestazioni violente, però esprimo tutto il mio disappunto. Se succede, non succede, ma se succede una cosa del genere, vi giuro che voi venite con me, andiamo sotto casa Milan e facciamo un macello, perché non esiste. Succede che il 10 marzo Camarda farà 16 anni? Ok. Che poi è lunedì, 8? No, domenica. Bene, e a 16 anni può firmare il primo contratto da professional, da professionista, di massimo 3 anni mi sembra. Succede che quello lì che ha un occhio che va a sinistra e l'altro a destra, purtroppo perché ha un problema di vista, un problema di oculare, Beppe Marotta,
Sì, avete sentito bene. Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Camarda e sta già provando, ha già provato, ha già contattato per portarlo all'Inter. Vi giuro, non sto scherzando. Quando ho sentito questa cosa mi è venuto male. Cioè, Camarda all'Inter? No. Questo veramente è peggio di qualsiasi cosa che posso pensare, perché è veramente come strapparmi il gioco, il gelato alle mani, come strapparmi una cosa bella. Non è possibile, non è accettabile. Penso che anche voi non sarete d'accordo. Però attenzione, quando si muove Marotta fa paura, ragazzi. Quando si muove Marotta fa paura. Ora il Milan deve correre contro il tempo. L'altro giorno abbiamo sentito che Camarda rimane al Milan perché ama il Milan, però fino all'ultimo giorno, all'ultima ora, tutto può succedere. Quindi la sicurezza della permanenza di Camarda ad oggi, che siamo a un giorno e mezzo dal suo compleanno, 2 giorni, scusatemi, non è sicura per una cippola. Attenzione, ragazzi, attenzione veramente, perché se Marotta fa sul serio e Marotta ha intenzione di farlo, questo ci va. Potrebbe andarci. Poi beh, lui è un milanista nato, potrebbe fare anche fatica, però ripeto, di fronte alle offerte, a parte la parte economica, bonus, che ne so, case, studi, qualsiasi cosa di meglio che si possa dare, un genitore ovviamente guarda quello che è meglio per suo figlio. Se dall'altra parte viene offerto qualcosa di meglio, anche a livello umano, a livello personale, di crescita, è chiaro che uno valuta. E quando c'è di mezzo Marotta, le valutazioni sono convincenti, fidatevi. Quindi alzo le mani, spero di no. Fatemi sapere intanto quello anche voi che ne pensate. Noi, come sempre, ragazzuoli belli, ci sentiamo più tardi. Sempre, comunque, Forza Milan. E addio!